L'imperativo è voltare pagina, reagire. Del resto l'afflessione è piuttosto marcata, 9 punti in meno rispetto al bottino di punti conquistato nelle prime 11 giornate, 22 contro 13. I biancazzurri non vincono da un mese, 3 marzo, Pescara Spezia 2-0, un solo punto nelle ultime 3 partite. Al di là di numeri e formulette, serve soprattutto un atteggiamento diverso. L'obiettivo è ritrovarsi. Bando dunque agli esperimenti che non hanno portato a nulla di buono. Pillon riparte così dal 4-3-3, per meglio dire 4-5-1. Marras squalificato, out Campagnaro, la probabile formazione: Fiorillo, Trepali, Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso in difesa. A centrocampo Memusciai, Lex, Brugman e Crecco, davanti finalmente Del Sole, prima da titolare, con Monacello e Mancuso largo a sinistra. Dunque ben 5 novità rispetto a Lecce: Balzano, Gravillon, Del Grosso in difesa, Del Sole appunto e Monacello in attacco. Per contro il Palermo, terzo in classifica, con 50 punti di cui 23 conquistati lontano dalla Barbera. Fuori casa nessun'altra ha fatto meglio. Nel girone di ritorno 13 punti come il Pescara, ma con una gara in meno. Migliore difesa della B al pari della Cittadella, con 26 reti subite. Tante le assenze, squalificati Bellusci, Rajkovic e Nestorowski. Infortunati Ciacev, Falletti e Salvi. Muraschi ha recuperato ma ripartirà dalla panchina. La probabile formazione 4-3-1-2. Pomini tra i pali, Rispoli, Pirrello, Siminski e l'ex Mazzotta in difesa. Fiordilino, Jajalo e Aas in mediana. Il macedone Trajkovski tra le linee, alle spalle del tandem d'attacco Moreo Puskas. Il tecnico Roberto Stellone. Pensare positivo, pensare che non è finita, pensare che a Pescara dobbiamo provare a vincere, ma non dobbiamo perdere. Ma questo non vuol dire andare a fare all'arrembaggio per provare a vincere e fare le barricate per non perdere. Incontriamo una squadra che è in lotta per i playoff. Fisicamente stiamo bene, perché anche in 10, gli ultimi 5-6 minuti, la squadra ha avuto la sensazione di provarla a vincere, di spingere. Mato è andato a fare una pressione al 94esimo sulla bandierina per provare a vincere. Quindi fisicamente stiamo bene. Abbiamo oggi delle difficoltà di uomini, perché ti mancano 5-6 elementi importanti, e toglierli a qualsiasi altra squadra, Serie A o Serie B o Serie C, potrebbero andare in difficoltà. Invece noi siamo riusciti, insomma, a mettere una formazione che secondo me farà bene. Infine un passo a ritroso, la presa di posizione ufficiale della società dopo gli incidenti del pre-gara di Lecce-Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani al microfono di Mila Cantagallo. Ma sicuramente disapprovazione totale, perché è impensabile che dei tifosi si recano a sostenere la propria squadra debbano subire certi agguati, perché di tanto si è parlato, e dispiace perché sono successe cose gravi e soprattutto probabilmente ci poteva scappare qualcosa di più grave, e per fortuna non è stato così. Noi devo dire che a Pescara abbiamo veramente un servizio d'ordine di eccellenza, perché a Pescara queste cose sono successe veramente pochissime volte. Per fortuna non è andata come poteva andare. Noi come società siamo vicini a questi ragazzi, soprattutto perché, come ho sempre detto, io ho sempre ringraziato quelli che ci sono vicini, sempre, sia dentro che fuori. Non sono tantissimi, però sono quelli che amano il Pescara, ed è, assistere a situazioni di questo tipo è veramente una cosa molto triste. Io purtroppo non ero a Lecce per motivi di lavoro, per cui ho saputo solamente la mattina di quello che era successo, e ci siamo, come società, ci siamo attivati, ci siamo informati con la questura per sapere che cosa fosse accaduto realmente. Però è chiaro che più di tanto non puoi fare, però è veramente una pagina triste anche di questo campionato di Serie B.